Finalmente, nel 1494, a 12 anni dal tuo arrivo a Milano, viene il tempo di dimostrare il tuo talento. Ludovico il Moro ti commissiona una pittura murale, una grande parete di 40 metri quadrati, quella settentrionale del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. Una cena tra amici. Una famiglia riunita, acquisita, allargata, come la tua, Leonardo, in cui i sentimenti vanno oltre i legami di sangue. 12 uomini e il loro maestro. Eccoli nelle sembianze degli apostoli dell'ultima cena, i volti di quegli esseri umani che avevi fermato nei tuoi taccuini. Tu che bevi? Lascia la sacca dov'è. E volgiti. No. Non guardare verso di lui, ma verso il centro. Così. Tu invece volgi il volto a quell'altro. Sorpreso, attonito. Posa le mani sulla tavola. Guarda oltre. Mostra i palmi aperti. E ti schiudi la bocca per la meraviglia. Parlagli all'orecchio e tu allungati verso di lui per ascoltarlo. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Guardatevi l'un l'altro perché non sapete di chi sto parlando. Ma chi è che ti tradisce? Chi è che ti tradisce? Sono forse io, signore. Chi è che ti tradisce? Sono forse io, signore. Sono forse io, signore. L'immediato istante dopo la rivelazione del tradimento. C'è uno sgomento insopportabile, un tumulto umano collettivo nelle espressioni, nei gesti, nella postura degli apostoli, di fronte alle parole appena pronunciate da Gesù. Invece che stringersi intorno al Maestro, i suoi discepoli se ne allontanano, quasi fuggissero prima del tempo, spaventati dalle parole di chi tanto hanno amato. Sulla tavola, in un ordine che sembra seguire l'armonia dello Spirito, c'è il pane e c'è il vino, presagi del sacrificio di Cristo. Gesù si consegna al suo imminente destino, aprendo le braccia a Dio e a tutti gli uomini. Accoglie tutti, anche Giuda, che tiene stretto tra le mani il prezzo della sua maledizione. È agitato, avvolto lui solo, dalle tenebre del peccato. Alle sue spalle, Pietro brandisce il coltello, già pronto a vendicare il suo maestro.
Tu, solo tu, Leonardo, sei riuscito a rappresentare i sentimenti umani come raffigurazione del mistero divino. Ancora oggi, nonostante la tua ultima cena abbia perduto i colori vibranti che avevi scelto con cura e scienza, si giunge dinanzi a questa parete e ci si commuove per la grazia e il mistero che emana. Perché i tuoi apostoli sono vivi, sono umani. Siamo noi,